Qui vediamo un meraviglioso Enrico VIII dipinto da Holbein, che ha delle lunghe calze, ma ha la sua bella gonna. Quindi i pantaloni sono di origine probabilmente orientale e in Europa vennero portati la prima volta dai Galli e da qualche tribù tedesca. Divengono comuni nel XII secolo. Le donne hanno questa forma di gonna che c'era nell'antica Cartagine, cioè era un tipo di gonna a cono nella quale però si mostrava la parte sottostante della sottana, che in questo caso è molto ricamata, è molto bella, è molto, molto visibile, e la parte sopra, con queste grandi maniche che lasciano intravedere di nuovo la camicia sottostante, sono come una sopraveste che però lascia vedere i vari strati, come dire, di eleganza femminile. Le gonne e i pantaloni possono essere una sorta di, diciamo così, cartina al tornasole, di filo, eccetera, che ci permette di ragionare intorno all'opera, in particolare seguendo una questione, quello dello scollamento fra la voce e il corpo. Quando l'opera nasce, sappiamo inizio del Seicento, nasce in Italia, nasce presso le corti, nasce come genere di corte, grazie poi ai veneziani, alle troupe, diciamo, di spettacolo veneziane, si muove lungo tutta l'Europa. In questo processo accade anche che diventino sempre più importanti i cantanti. È la grande stagione dei castrati. Quindi io comincerei un po' da questo, perché in realtà ci sono tre situazioni in cui si gioca l'ambiguità, diciamo, di genere e quindi lo scollamento appunto fra voce e corpo. Una sono appunto i castrati, un'altra sono quelli che si chiamano in inglese più utilmente trousers role, ovvero ruoli in pantaloni, noi li chiamiamo ruoli en travesti, e poi ci sono i ruoli in cui ci sono dei veri e propri travestimenti. Quindi io parto proprio con un esempio di Monteverdi, che è il finale dell'incoronazione di Poppea, in cui abbiamo un ruolo, quello maschile, che è cantato da una voce acuta, ma che era un castrato in origine, e un ruolo, quello femminile, che è cantato da una voce femminile. Qua vediamo una servetta, perché è abbastanza importante vedere come anche la gente del popolo li toccava vestire. In questo caso abbiamo il grembiule, che sarà nella recita di Maria Antoinette un elemento, come dire, di pastorelleria, cioè di nuovo di recita, mentre le persone che lavoravano davvero il grembiule lo usavano per non rovinarsi la sottogonna. E siccome la scollatura era di questo rigido corpetto, si usano i fichu, quelli che sono queste specie di fazzoletti che si mettevano sul davanti per chiudere un po' con pudicamente la scollatura. Quello che faranno invece le signore eleganti è di usare questo tipo di fazzoletti e incrociarlo sul davanti e chiuderlo sul dietro, in modo invece da rendere ancora più evidente il seno e la parte diciamo del décolleté. Sono due usi dello stesso fazzoletto in una maniera, come dire, pratica l'una e invece erotica l'altra. Nozze di Figaro di Mozart. Siamo alle soglie della Rivoluzione francese. Vi propongo di guardare una scena che è il momento in cui Cherubino, una cantante donna ma vestito da uomo, viene spogliato da due donne per rivestirlo da donna, quindi moltiplicando questa specie di vertigine anche di attrazione. Le donne cambiano completamente modo di vivere, iniziano le suffragette, quindi inizia una donna che si muove, che cerca di vivere la propria vita, e allora anche il vestito diventa molto utile e comodo, cioè una grande camicia dove rimangono i jabot molto femminili, le maniche a sbuffo, un piccolo corsetto e la gonna, che però diventa abbastanza corta, tanto che sotto ci sono gli stivaletti, come sapete gli stivaletti con tutti da chiudersi con tutti i bottoni, e diventa molto molto più facile per lei muoversi.